Siamo col direttore qui di Pernod. Allora, direttore, soddisfazione enorme perché abbiamo superato di tanto il numero massimo del tuo miglior torneo, per cui insomma siamo di fronte al tuo record. Record assoluto, siamo contentissimi tutti, grazie a 20 in poker scommettendo. Una grande sinergia che ha portato a più di 350 giocatori. Adesso penso che siamo circa 368. Mi raccontavi che speravi di fare 350, abbiamo superato i tuoi sogni in questo colpo. Sì, sì, ma sai come i sogni si realizzano, poi ci sono altri sogni. Per forza di cose, anche perché questo sta a testimonianza che Pernod è diventata una nuova casa del poker, una nuova tappa importante europea. Speriamo che è così e che facciamo più tornei possibili e che la gente sta bene, così ritorna. Ora, ho chiesto un po' in giro ai giocatori che vivono il poker tutto l'anno. Qualcuno mi ha addirittura paragonato questa struttura alle strutture di Las Vegas. Quanto ti inorgoglisce? Ok, un bel complimento. Infatti la struttura era fatta da un architetto americano, così non è un tipico albergo europeo, sì. È una struttura con le varie cose dentro. Noi torniamo a parlare del gioco perché insomma diamo spazio con le telecamere ai giocatori che sono i protagonisti qui a Pernod e lasciamo il direttore con la più grande soddisfazione di quest'anno per adesso. Grazie, grazie. Ovviamente Tana delle Tigri non si fa proprio mancare niente, abbiamo questo nuovissimo social network e Facebook che sta seguendo per voi l'evento. Abbiamo la bellissima Daniela. Daniela, cosa vuoi dire ai giocatori? Ciao ragazzi, sono felice di vedervi e spero che venite tutti per iscriverti su Acesbook. Ovviamente su Acesbook troverete sia foto sia video di tutto il torneo, quindi le telecamere di Acesbook vi seguiranno in questi giorni. Mi raccomando, iscrivetevi in tanti. Un saluto da Laura. E venite presto! Daniela ovviamente. Sì. Ciao. Ciao.